Questi poliedri hanno un'origine molto antica, molto antica. Si dice addirittura che presso i Celti ci fu un dodecaedro regolare, ma insomma questo non è stato mai ben acclarato. Il fatto è che, per esempio, il grande studioso Proclo attribuisce ai pitagorici e a Pitagora in persona lo studio delle figure cosmiche. Queste figure cosmiche sono i poliedri regolari. I poliedri regolari sono quelli in cui le facce sono poligoni tutti uguali e regolari. Ce ne sono solo 5. Poco fa è stato nominato Euclide. Ebbene, Euclide nel 13° libro dei suoi elementi costruisce uno per uno questi 5 poliedri regolari e nell'ultima proposizione del libro li mette, diciamo, in sintonia uno con l'altro, dimostrando come il duale di uno poteva essere l'altro, come dato uno si poteva costruire anche l'altro. Euclide sembra che in questo suo lavoro avesse, che conchiude poi la sua opera, avesse dato un omaggio a Platone, che nel Timeo parla appunto di questi 5 poliedri regolari. Ora, perché 5 si dimostra, perché altrimenti non si potrebbero chiudere, ma Platone assimila 4 di questi 5 regolari alle 4 radici di Empedocle: la terra, l'acqua, l'aria e l'acqua. Sì. Ora, assimilando questi 4 elementi ai 4 poliedri, il quinto, il dodecaedro, era un po' la rappresentazione dell'etere o comunque dell'universo, e Platone ci ricostruisce tutta la realtà. D'altra parte, esaminando alcuni cristalli, ma anche ai cristalli di acqua ghiacciata, si vede che la natura in definitiva aveva una qualche sintonia, qualche apertura verso queste figure simmetriche e così belle. E allora l'attribuzione a Pitagora ha il senso, perché la scuola pitagorica fondava tutto l'universo sul numero. Però questo parallelo venne a mancare quando si scoprirono le grandezze incommensurabili. Non so se voi ricordate che cosa vuol dire, ma ci sono per esempio 2 particolari segmenti, come esempio base il lato e la diagonale di un medesimo quadrato, che non possono avere una stessa unità di misura, per quanto piccola la si possa studiare e pensare. Sono incommensurabili. Allora questa grandezza, questo risultato avvenuto nella scuola pitagorica, distruggeva in parte la costruzione che veniva fatto dell'universo basato sul numero, perché il numero poi non sarebbe stato sufficiente ad esprimere simultaneamente tutte le grandezze. Ebbene, i poliedri in realtà superano questo problema delle grandezze incommensurabili, perché costruendo l'universo su questi 5 poliedri si superava il problema dell'incommensurabilità a parole, perché il dodecaedro regolare, le cui facce sono pentagoni, per la costruzione delle pentagoni di nuovo si ricade nell'incommensurabilità. Ebbene, la tradizione attribuisce la costruzione ai poliedri prima a Teeteto, che era un personaggio matematico di un ottimo livello, Platone intitola un dialogo proprio a Teeteto, poi a Filolao, e ognuno, non si sa con precisione naturalmente che cosa veramente è accaduto, ma a ognuno viene attribuito una capacità di affrontare questi poliedri. Questi poliedri da un punto di vista esclusivamente matematico, perché la costruzione in antichità non ci risulta sia stata fatta. Ora, Graziotti ha fatto questo lavoro eccezionale, perché lui mi diceva la difficoltà è quella di chiudere in maniera regolare, simmetrica, una figura fatta di decine e decine di poligoni, di decine e decine di vertici
e di poliedri. Quindi il lavoro di Graziotti è stato notevole da un punto di vista artistico e matematico. La bellezza, la simmetria che i greci hanno sempre difeso trovano in lui veramente un esecutore. Io mi ricordo di Graziotti gli ultimi momenti della sua vita, quando su una sedia a rotelle non si muoveva quasi più, però io riesco a muovere il braccio destro e quindi riesco ancora a disegnare. Questo per indicare la ricchezza di un artista che supera anche tutti gli svantaggi fisici che si possono presentare. Vorrei chiudere ricordando che Graziotti è stato a un certo punto il record mondiale della costruzione di un quadrato magico. Il quadrato magico è un quadrato riempito dai numeri naturali 1, 2, 3, si potrebbe fare anche in maniera diversa, ma insomma 1, 2, 3, per esempio il quadrato magico di lato 3 sono 3, 3, 3, sono 9 caselle. I numeri 1, 2, 3, 4 fino a 9 vengono sistemati nel quadrato in modo che la somma dei numeri delle righe è sempre la medesima, 15, la somma dei numeri che stanno su una colonna è sempre 15, ma anche sulle due diagonali. Questo quadrato magico lo si trova originariamente nei cinesi, lo si trova negli egiziani antichi, lo si trova presso gli antichi romani, c'è un quadro di Dürer dove c'è questo quadrato magico. È una figura che ha le radici, diciamo così, non tanto nella matematica quanto nell'esoterica, quanto nel mistero. Ebbene, Graziotti, con una costruzione che ha dell'incredibile, ha costruito un quadrato magico di 64 caselle, cioè un quadrato di 64x64, 4.900 caselle, ogni casella un numero, ma in modo tale che la somma dei numeri di una stessa riga, 131.106, è sempre la medesima, la somma delle colonne è sempre quella, la somma delle diagonali è sempre quella, ma non è solo questo. Quello che, diciamo così, io volevo portare, qui adesso non si vede, volevo portare il quadrato magico che lui mi regalò e che è, io ce l'ho in appeso, 1 m x 80 cm, quindi un grande quadro, diciamo proprio relativo a questo quadrato magico di 64 caselle, però anche se qui non si vede, voi vedete delle figure, delle macchie, che in realtà sono delle figure che lui ha costruito, perciò si chiama quadrato magico dei vampiri, proprio perché queste figure, che hanno l'aspetto a volte di vampiri, a volte di altre figure, sono ugualmente la somma dei numeri che costituiscono queste figure, fanno quel numero fisso, quindi una cosa eccezionale. Lui mi disse una volta, dice, io non riuscivo a dormire a pensare a questo quadrato che costruivo. Ed effettivamente la costruzione non è certamente banale, ci sono sì delle regole, ma quella grandezza porta a una fatica, ma a una concentrazione eccezionale. Ma eccezionale era l'uomo. Volevo ricordare un episodio particolare. Io stavo, Silvio lo conosce benissimo questo episodio, io stavo con una fotocopia, allora quando l'ho conosciuto c'erano le fotocopie, non c'era quello che c'è oggi, e stavo con una fotocopia del celeberrimo incisione di Albert Dürer, dove era presentata la melancolia e dove ci sta un poliedro misterioso. Che è sto poliedro, cosa non è sto poliedro? Ci sono decine e decine di libri che parlano di questo poliedro, molte volte dico libri anche importanti, di persone importanti, molte volte dicendo delle baggianate clamorose, a volte diciamo avvicinandosi a quello che era. La cosa che lui vide me con questa fotocopia, e lui in mano c'aveva una fotocopia del busto di Pitagora, quello che sta ai musei capitolini, che forse molti di voi conoscono e che io ho visto tantissime volte nella mia vita. Allora questa cosa già mi aveva incuriosito ed esaminato, no? Allora che io chiesi a quella, la responsabile delle fotocopie, ma chi è che gli ha portato sto busto di Pitagora? Non è che tutti vanno in una copisteria con busto di Pitagora, insomma, non è frequentissimo, insomma, è una cosa abbastanza inusuale. Allora quella mi disse, guardi, è uno che è più matto di lei.
attimo di gelo, dico lo voglio conoscere, e il giorno dopo l'ho conosciuto. Conosciuto, abbiamo cominciato a parlare e io gli ho fatto vedere questo disegno, il disegno di Dürer, c'è cioè la celebre incisione di Dürer, e lui esattamente in un 35 secondi mi ha risolto il problema. E io ci sono rimasto malissimo, perché mi ha fatto vedere non solo da quale poliedro quale tipo di scheggiatura di poliedro determinava il poliedro di Dürer, ma poi mi ha spiegato tanti perché dello stesso. Ho detto dobbiamo diventare amici, e siamo diventati veramente grandissimi amici, un po' come è stato per il professor Maracchia. Da quel momento in poi abbiamo deciso che Simmetria, che è la nostra casa editrice, che è un braccio della nostra associazione, doveva occuparsi più intensamente di quello che concerneva la scienza arcaica, quella che alcuni chiamano scienza sacra. A me piace più chiamarla scienza arcaica, perché la scienza arcaica in realtà è tutta sacra. Cioè non esiste un testo che parli di matematica, di geometria o di scienze e che non inizi con dei riferimenti di carattere religioso, oppure se volete misterico, filosofico. Buona parte dei testi d'alchimia stessa che parlano di poliedri, perché molto spesso non ci rendiamo conto che quando affrontiamo un testo di alchimia, se alcuni qua dentro ce ne sono molti, per esempio in questa bellissima biblioteca, molto spesso gli autori sono autori che poi sono altrettanto conosciuti come scienziati, come uomini di cultura eminentemente scientifica. Basti pensare a Keplero, uno fra tutti, o a padre Athanasius Kircher, il gesuita, autore di cose meravigliose che abbiamo anche qui dentro. Ho scelto un testo di Kircher da mettere vicino alle bacheche dove sono i poliedri minori che stanno qui, e potrete vederli. Per cui l'unificazione della geometria arcaica, seguito a definirla in questo modo, alla matematica, alla filosofia, all'ermetismo, all'alchimia, ma soprattutto alla musica, è una cosa che ha costituito uno degli elementi portanti della nostra vocazione, diciamo, editoriale. Per cui nei testi che troverete laggiù, ce ne sono un po', abbiamo portato qualcosina, troverete non solo l'opera di Graziotti, ma tutto l'interesse e l'amore che noi abbiamo portato verso questo che è un campo e una disciplina in cui Graziotti è stato un antesignano, un nuovo personaggio che sembra quasi emerso dalla scuola di Marsilio Ficino, dalla scuola di Lorenzo il Magnifico, sembra uscire quasi dalle ricerche di Pico della Mirandola. Insomma, è spettacolare. Voi guardate anche la grafia, per esempio c'è un libro bellissimo che sta là che si chiama Le cupole geodetiche, dove vedrete un modo di scrivere nelle tavole che sembra tratto da Leonardo, cioè sembrano realmente delle scritture di Leonardo o dei suoi coevi. E questo è stupefacente, perché lui non è che adesso scrivo come Leonardo, lui scriveva come Leonardo, cioè era proprio così, era fatto così, e si esprimeva in quel modo, nel suo entusiasmo continuo, nel suo entusiasmo a insegnare, anche quando, come diceva prima il professor Maracchia, era ridotto con un braccio solo. Cioè lui con un braccio diceva, ma con un braccio ancora qualcosa disegno, insomma, non mi viene proprio bene. Per cui io l'ho conosciuto insieme alla moglie Teresa, che ricordo con tanto affetto, che mi è stata tanto vicina e che oltretutto alla quale ho voluto molto bene, e lei gli teneva la squadra e lui con la riga ci passava sopra. Insomma, anche alla sua moglie bisognerebbe fare un piccolo monumento, perché è stata una donna che lo ha amato e lo ha affettuosamente supportato e sopportato, magari in certi momenti. Persona straordinaria. Per cui terminerei i ringraziamenti a tutti, ricordando
Poi, invitandovi ancora a guardare le opere di questa persona così particolare e straordinaria, che ci auguriamo vivamente, con l'aiuto degli amici che ci hanno aiutato in questa occasione, di portare magari in giro per l'Italia, in altri posti. C'è qualcuno, già ve lo dico, che ha visto le prime foto che abbiamo messo sui blog e ha detto che ci piacerebbe qualche sindaco, diciamo, che si è fatto vivo in altre città. Sarebbe molto bello che questa potesse diventare una mostra itinerante e che la potessero vedere anche degli studenti di tutti i posti d'Italia, perché non è facile vedere una cosa di questa completezza, come diceva prima sia l'architetto Di Carlo che il professor Maracchia. È molto difficile. 120 poliedri tutti insieme, che rappresentano praticamente tutte le possibilità, o quasi tutte, si può sempre fare di altro, no? Possibilità matematiche, di combinazione matematica tra, poi c'è tutta la gamma dei poliedri interpenetrati, cioè quelli che sono formati da due poliedri che si intersecano e entrano uno dentro l'altro, i rombico, i cosaedri e così via, da una famiglia enorme, lì ne vedete uno bellissimo, insomma, che rappresentano anche dal punto di vista alchemico l'unione fra queste cose, fra due elementi, acqua e aria per esempio, oppure acqua e fuoco. Lì dentro, nelle teche piccole, nella teca piccola giù in fondo, ne vedete qualche esempio. Va bene, io sono profondamente commosso, ma non potete immaginare quanto, e mi devo interrompere proprio perché sono commosso, perché per me è una gioia. Per esplorare bene l'opera di Graziotti che abbiamo davanti, io farei riferimento per esempio a questi due poliedri che ho qui davanti a me. Questo è un cubo ottaedro stellato e questa è una struttura geodetica, tre frequenze, ricavata da un icosaedro tronco. Ora, in tutte le sue opere, Graziotti fa spesso riferimento al giunto puntuale, cioè tutte le aste, fateci caso, convergono verso un punto, come qua, oppure là. Nel libro che abbiamo pubblicato insieme con Claudio Lanzi per l'edizione Simmetria, Graziotti invece per la prima volta, almeno in questo libro, disegna questa struttura sferica insolita, perché anche qua dentro non c'è, se vogliamo, ma è una rotegriti, che cioè una struttura avente le aste curve, avente questo nome in base a Richard Boyd, uno studioso americano. Se invece avesse avuto le aste dritte, sarebbe stata quella che oggi chiamiamo struttura reciproca. La struttura reciproca utilizza il giunto reciproco di Leonardo. Quindi Graziotti si è mosso in una dimensione leonardesca, non solo, ma anche di ricerca, ed è stato anche anticipato, a mio avviso, con questo disegno in particolare, quelle che oggi chiamiamo strutture reciproche.